Continua il nostro viaggio attraverso le periferie difficili delle nostre maggiori città. Siamo andati a Bari, guardiamo insieme il servizio di Marco Vignodelli, la regia è di Luigi Gorini. Bari. Bari è una città bella, anche una città a dimensione di uomo, ma specialmente negli ultimi mesi aumentano i fenomeni di violenza e di microcriminalità. Ora la criminalità si percepisce un po' di più rispetto all'ultimo decennio. Ci sono le baby gang a Bari, ce ne sono tante. Anche sotto questo punto di vista si percepisce l'insicurezza. Ho dato disposizioni da qualche tempo di far uscire la gran parte del personale dipendente e di posizionarlo sulle strade per essere più vicino al cittadino. La periferia, San Paolo, Iapigia, Inziteto sono ancora quartieri difficili dove c'è molta brava gente che però ha ancora molta paura di ribellarsi. Inziteto è un quartiere creato sulla carta. Ci sono realtà come l'Accademia del Cinema, ci sono asili nido modello in questo quartiere. Purtroppo però la realtà quotidiana parla di strade in cui è pericoloso passare. Oltretutto gli arresti dei capi clan degli ultimi tempi hanno in qualche modo liberato le energie emergenti di piccoli malavitosi che poi immancabilmente innescano faide che poi diventano pericolose per la gente comune. Rischi di prenderti una pallottola per strada. La devianza nasce dalla mancanza di lavoro, da una crisi e da una povertà che si allarga. I miei amici, che sono tutti ventenni, non trovano lavoro anche essendo diplomati con voti altissimi e finiscono tutti quanti l'80% nei call center. Manca proprio la speranza di migliorare, quindi è questo che mi demoralizza. Durante i miei 15 anni mi sono sentito molto emarginato. Ciò mi ha portato a comunque a legarmi a persone che io mi sono lasciato trasportare, anche perché a una certa età non si è in grado di capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Chiaramente la crisi spesso contagia nella disillusione. E ragazzi infelici, ragazzi che non sanno progettare il loro futuro, sono anche ragazzi che più facilmente entrano nei circuiti delinquenziali. Io ho commesso un reato, no? Che sarebbe una rapina a una gioielleria. Io ho fatto il processo e proprio per la mia voglia di comunque reintegrarmi ho scelto il percorso della messa alla prova. Noi abbiamo osservato che i ragazzi che vengono da noi fondamentalmente sono ragazzi che vivono delle situazioni familiari molto drammatiche, sono famiglie comunque ai margini della società e sono ragazzi che, non andando a scuola, trovandosi per strada, vengono rintracciati dalla criminalità del territorio. Il nostro obiettivo è inserirli nuovamente nella scuola, perché loro senza la scuola, purtroppo, come la maggior parte dei ragazzi, sono fuori, rimarranno sempre ai margini della società.